godendo il sole nel giardino di casa. Io resto a casa esattamente come voi e lo farò soprattutto nei giorni di Pasqua e di Pasquetta, mi raccomando. Certo non rinuncerò al picnic ideale, virtuale per quest'anno e metterò nel cestino del picnic di Pasquetta che cosa? Un'insalata, ovviamente. Seguitemi in cucina, ne prepareremo una insieme e io vi presenterò un caro amico. Eccomi arrivata in cucina pronta per assemblare l'insalata del giorno di Pasquetta. La farò in una modalità molto comoda, ovvero andrò ad assemblare l'insalata in un barattolo, così sarà molto più semplice da mettere nel cestino e da portare via. Allora, pochissimi ingredienti, ovviamente non poteva mancare, e questo è il mio vero amico, aver aperto una busta di insalata Jento e aver trovato qualcuno che già per me ha lavato e pulito perfettamente questa croccantissima iceberg, Jento. Bene. Assembliamo l'insalata nel barattolo. Cominciamo sempre sul fondo a mettere il condimento. Io qui prenderò un po' di senape, un po' di maionese. Userò questi due ingredienti perché daranno già una buona consistenza al condimento e vedrete che non andrò ad aggiungere l'olio. Metterò un pizzichino di sale, non tantissimo. Un filino di miele, un goccio di aceto di vino. Ecco qui. Avendo creato sul fondo, non faccio altro adesso che con una piccola frusta vado a mescolare in modo da rendere omogeneo il condimento dell'insalata che lasceremo sul fondo del barattolo. Poi andiamo a stratificare l'insalata. Subito sopra il condimento andremo a mettere quegli ingredienti che, anche se sono a contatto con il condimento, non si rovineranno e non tenderanno a non macerare troppo. Quindi metterò del tonno e un'insalata poi piatto unico, Soprasseguire, se avessi dei pomodori, mettere dei pomodori o dei cetrioli, ovviamente in maniera proprio classica, tonno e un po' di mais. Quindi vado a creare proprio uno strato di mais. La bellezza di questa insalata, oltre che essere praticissima, è anche quella che visivamente sarà anche molto bella da vedere perché si vedranno tutti gli strati. Poi adesso metterò delle uova. Le uova sono il simbolo della Pasqua e sono in tutti i piatti della tradizione di Pasqua. Io ho fatto delle uova marinate. Dopo averle rassodate, le ho messe a marinare in una marinatura fatta con acqua, aceto e in questo caso avevo messo dei cubetti di barbabietola rossa. Cosa faccio? Ne andrò a mettere, ne creerò uno strato qui. E alcuni pezzi di uova li metterò anche sul bordo in modo che quando adesso andrò a creare gli altri strati sarà visibile anche questo effetto tridimensionale del colore anche dall'esterno del barattolo. Vado a coprire adesso con l'iceberg, qui non ci sarà da fare nient'altro che non magari ecco renderla un pochino più sminuzzarla leggermente e terminerò. L'ultima quindi sarà l'iceberg, andrebbe messo potremmo mettere della frutta secca, quindi noce, nocciole e mandorle, oppure dei crostini di pane. Io ho preparato per la Pasquetta dei taralli classici, tradizionali della Puglia, con olio extravergine e pepe. Non faccio altro che sbriciolare sopra il tarallo che rimarrà croccante fino al momento in cui andrò a mangiare la mia insalata. Ecco qui. Fatto, creata l'insalata in pochissimi minuti, copro, chiudo, ecco qui, insalata pronta, cesto del picnic pronto. Eccomi pronta a godermi questa bellissima giornata di sole e il mio picnic insolito per questa Pasquetta 2020. Ecco l'insalata nel barattolo, ma come si mangia l'insalata nel barattolo? Ecco qui, la giriamo bene, 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 apriamo, la stappiamo e la mangiamo, la gustiamo. Allora, care amiche, prima di lasciarvi, cari amici, prima di lasciarvi, volevo dirvi una cosa. Se vi piace l'idea di ricevere un ricettario periodico assolutamente gratuito al vostro indirizzo email, non dovete fare altro che iscrivervi. Come? Cliccate sul link correlato a questo video.
Io vi auguro una grandissima Pasqua, una serena Pasquetta. Mi raccomando, restate a casa.